Ah, finalmente posso dedicare del tempo a me stessa. Entro. Ehi, come ti senti prima del primo giorno di scuola? Cosa? Domani inizia la scuola! Pronto? Pronto? Fiona? La piccola Laura dà il benvenuto agli spettatori. Conoscete il mio cavallo bianco? Avremo tempo per fare amicizia più tardi. Ma ora dobbiamo fare dei vestiti. Prendi dei pezzi per fare una t-shirt bianca. Perfetto! La magia ha cucito insieme le metà. Vieni qui, devi provarla. Grande! Aggiungi le maniche. Un nastro bianco decora il colletto. E un altro pezzo di tessuto verrà utilizzato per fare la gonna. La piccola Laura è carina come sua madre. Rapunzel parla dell'inizio dell'anno scolastico. Non riesco a controllare le mie emozioni, la mia bambina andrà a scuola! Guardate, è la sua prima corona! Ed ecco le foto del bellissimo momento in cui è nata! Rapunzel si fa prendere dai suoi ricordi! Mamma, Laura la interrompe! Cosa succede? Presto inizierà la scuola e lui non è ancora pronto! Non preoccuparti, c'è ancora tempo! I vecchi pantaloni di suo padre erano qui da qualche parte. Sono troppo piccoli per lui. Prendi una macchina da cucire. Questa, mamma? Sì, grazie. I pezzi di tessuto iniziano a volare in giro. Beh, sono pronti. Provali. Sì, mi stanno! Wow. Cosa ne dici, Gingy? Grande! Non dimentichi qualcosa? Giusto, dove metterai i libri di testo? Serve uno zaino! Devo correre da papà! Shrek! Tesoro, abbiamo bisogno di uno zaino per domani! È tutto chiuso! Io ho fatto l'uniforme! Tu farai lo zaino! Cosa posso fare? Buona fortuna, non deludermi! Corteccia d'albero? Posso usarla! Sarà uno zaino ecologico! Lo copro con una foglia! Faccio delle tasche! Le cinghie! Ci siamo! Fermo! Ce l'ho fatta! Oh, presto, metti dentro i libri! Fatto! Thank you. Buona fortuna a scuola, figliolo! Oh, ci sono così tante cose! Abbiamo bisogno di un coperchio! La cerniera affamata ha ingoiato il sole! Ops! Chiudilo così! Questo zaino unico renderà felice la nostra piccola principessa! Laura si sta preparando per la scuola! Spero di non dimenticare nulla! Ho preso i test, le pitture, i libri... Piccola, stavi cercando questo? Prendilo! Ci starà tutto dentro questo zaino! Thank you. Sì, è bellissimo! Corro a scuola! Ciao, mamma! Buona fortuna! Bye. E la principessa va a scuola! Svuota una scatola di puntine da disegno! Dipingila di marrone! Abbiamo creato una maniglia! Che bella valigetta! Separala in settori! Ognuno è pieno di strumenti da disegno! Un tocco di magia e c'è un attacco su ogni cannuccia! È una valigia da disegno! Ora puoi disegnare ovunque! C'è un motivo se stiamo facendo la nostra lezione qui. Stiamo imparando a disegnare all'aperto. Questi studenti sono molto talentuosi. Laura è una principiante. Hi. Ma è arrivata preparata.
I bambini disegnano e Laura si guarda intorno in cerca di ispirazione. Che bell'uccello! Ehi, come faccio a disegnare adesso? Se usiamo i pennelli, può andare bene anche una ciocca di capelli. Si mette una goccia di pittura sui capelli e inizia a dipingere. Alla fine della lezione c'è un bel disegno sulla tela. Wow, è così creativo e audace! L'insegnante e compagni di classe sono rimasti sorpresi dalle abilità di Laura. Grazie! Impasta una pallina di argilla da modellare. Modella la testa di una rana con la bocca aperta. Usa uno strumento di modellazione e voilà! Inizia a cuocere. Ding! È pronta! Prendiamo le nostre pitture. Occhi, bocca rosa e macchie sul dorso. Non è solo una rana. È un comodo organizer. Oggi Crudelia è la nostra supplente. Preparatevi, ragazzi, faremo un test importante. Il vostro voto finale dipende da questo. Vediamo come ve la caverete. Tutti iniziano a tirare fuori matite e penne. Ah, signorina Demona, aiuto, ho paura! È inaccettabile! Tu, fai venire i tuoi genitori dalla preside! Il piccolo orco se ne ricorda solo più tardi quella notte. Toc toc! Mamma, papà, dovete andare dalla preside! Non hanno mai visto delle rane prima? Oh, vai a dormire, ce ne occuperemo noi! Hello! Qual è il problema, signorina Gothel? Il vostro ragazzo ha portato una rana alla lezione! Ma non è vera, guarda! Per essere più convincente, Shrek mette l'organizer sul tavolo. Ok, tutto a posto. Ho aggiustato le cose. Taglia un piccolo pezzo rettangolare di gomma piuma. Piegalo come una copertina. C'è un sole d'oro al centro. Dipingi la scatola come un prato verde. Ecco una stradina. C'è un lago vicino e anche una foresta. È la torre di Rapunzel! Ed ecco la statuetta della mamma. Lei, Maximus e papà stanno camminando nel prato. È una bellissima favola dentro un libro di fiabe. La scuola ha deciso di organizzare una giornata di divertimento in famiglia. Tutti gli studenti hanno invitato i loro parenti. Papà, tocca a te! Shrek racconta a tutti di come lui e suo figlio giocano a calcio insieme. Ottimo lavoro! Un'altra studentessa ha invitato sua nonna, una cantante famosa che canta uno dei suoi successi. Wow! E Laura ha invitato sua mamma. Wow, è impressionante! Ciao a tutti! Hey! Abbiamo fatto un libro di fiabe insieme! Questa è mamma, questo è papà! Certo! Ecco il mio cavallo! Hey! Hey! Giochiamo! Non toccarmi, sto leggendo! Dai, giochiamo! Fergus afferra il libro e scappa! Oh, va bene, mi hai convinta. Cosa c'è di così interessante in questa palude? Puoi fare un sacco di cose con degli oggetti casuali. Guarda, posso prendere in prestito l'elastico? Ok. Fergus fa una fionda. Scommetto che riesco a colpire quella mela. Provaci. Thank you. Le posate non verranno utilizzate per la cena di oggi. Prendiamo un coltello. Rimuovine una parte e incollaci un'immagine. Aggiungi le tacche. Il righello è pronto. Rimuovi l'estremità da uno spiedino. Due anelli ci permettono di fare le forbici. Stuzzicadenti e matite colorate si uniscono per trasformarsi in minuscoli pastelli con etichette. Che bel set colorato!
Oggi l'insegnante ha deciso di verificare le conoscenze degli studenti. Faremo un test a sorpresa! Oh no! Nessuno se lo aspettava! I ragazzi non avevano nemmeno preparato le penne. Fortunatamente Laura ha sempre con sé un astuccio pieno di cancelleria. Niente panico, ne ho abbastanza per tutti! Thanks! Thank you! Vediamo! Ok, siete stati bravi! Ci hai salvati, grazie!